rispondere a una domanda molto personale, ma che alla fine è giusto che sappiate in cosa credo esattamente io. Spesso quando mi chiedono se è Wiccan, per tagliare corto, dico sì, io non sto a spiegare tutto quello in cui davvero io credo. Però è arrivato il momento appunto di spiegarvi davvero il mio punto di vista. Non so se mi si può definire Wicca, molto probabilmente no. Mi si può sicuramente definire pagana. La differenza è questa, che io seguo molte correnti, differenti correnti. Prendo da ogni cultura, da ogni tipologia di pensiero, la cosa che mi può servire, la cosa che secondo me è adatta, perché credo che alla fine una religione. Non ci sia una religione per tutte le persone, ma ogni persona si deve creare la sua religione. Come dico sempre a tutti quelli che mi dicono, che mi chiedono informazioni appunto sulla religione pagana, che magari sono cattolici o sono di un'altra religione, comunque vogliono abbandonare la religione con cui praticamente sono cresciuti per avvicinarsi appunto alla religione pagana, e spesso i suoi amici, parenti e quant'altro non lo prendono di buon grado. Io ripeto sempre questo. Tutto l'amore è amore agli occhi di Dio, quindi quando tu fai del bene non ti devi preoccupare di offendere il Dio in cui praticamente credevi prima perché vuoi credere in uno nuovo. Quando fai del bene non farai mai, tra virgolette, peccato, non farai mai niente di male, perché alla fine non credo che sia importante credere in un unico Dio, ma non fare mai niente di male a nessuno. Non è importante credere in un Dio unico o in più dei. L'importante è agire sempre per il meglio e prendere quello che ti senti di aver bisogno in quel momento. È per questo che io dico di non seguire una linea, diciamo, non mi si può definire Wicca, mi si può definire più che altro pagana, per il semplice motivo che appunto io prendo quello di cui ho bisogno dalle varie correnti. Quindi quello che mi ispira di più, la religione che seguo io è una religione molto istintiva. E soprattutto una cosa che non bisogna mai fare è credere troppo che il Dio sia onnipotente. Secondo me le divinità non sono così tanto onnipotenti, o perlomeno li vedo in maniera molto cinica, la vedo un po' come una partita dei Sim per le divinità con noi. Quindi sì, possono agire, possono interagire, possono salvarci, ma sta a loro decidere se farlo o no. Non credo che le divinità come Dio sia completamente buono e esista un Satana completamente malvagio. Io non credo che esistano principalmente delle divinità malvagie. Alla fine è tutto un giro, è tutta una ruota, quindi quello che magari ti può capitare male, che dici, cavolo, è stata la divinità malvagia, no, in realtà doveva succedere perché poi ti succederà qualcos'altro. Così vedo la vita un po' in maniera forse cinica. Però appunto è stato sempre il mio modo di vederla. Credo negli elementi, credo nella natura, credo che appunto, credo in tutto quello che si può, tra virgolette, un po' dimostrare, toccare e provare. Così come la proprietà delle piante. Io credo tantissimo nella proprietà delle piante, ma non per curare la febbre. Se hai la febbre a 40 ti prendi, sì, l'acido acetilsalicilico, ma non ti prendi quello appunto in maniera naturale, che magari ti può dare anche il propolio, ti prendi una tachipirina e così ti si abbassa la febbre e eviti che si frigga il cervello più di quanto non sia già fritto. E appunto, credo che nella natura ci sia un'energia, che quindi tutta la natura abbia una corrente energetica, se così la possiamo chiamare, che le piante appunto abbiano una, tra virgolette, anima, e che quindi abbiano un'energia, che poi dopo quell'energia delle piante che nella natura si vogliano chiamare fate, folletti, gnomi, si può chiamare come vuole. Io la vedo più come un'energia che con un essere fisico, appunto come può essere una fata, però se si può dire così, credo che questa energia sì, la possiamo chiamare fata, la possiamo chiamare gnomi, la possiamo chiamare come volete, però secondo me è più un'energia che un essere fisico, che poi questa energia possa prendere le sembianze di un essere fisico, beh, io non l'ho mai visto, quindi non posso dire che succede, però c'è gente che crede nell'esistenza di queste piccole creature del piccolo popolo, cioè sa di averle viste, allora potrebbe essere anche che l'energia prenda le sembianze di questi esserini qua, ecco, diciamo così.
Venero la natura perché la natura è una cosa che ci circonda, noi siamo natura, noi siamo uomini e facciamo parte integrante della natura. Quindi la natura è, cioè si tocca con le mani il cambio delle stagioni, il festeggiare il cambio delle stagioni. Mi piace proprio per questo motivo qua, le 8 festività a cui appunto sono legate, di cui sono appunto le festività pagane a cui sono legata, proprio perché venerano e festeggiano i cambiamenti della natura, un cambiamento climatico. E mi piace molto festeggiare questa cosa del passaggio, di rendermi conto comunque di tutto quello che mi circonda, della natura che mi circonda, e per questo che mi piace festeggiare i cambiamenti, perché è un modo per prendere coscienza del cambiamento continuo che c'è intorno a noi. Così come le lune piene, perché soprattutto noi donne sentiamo molto l'influsso della luna piena, è molto legato alla figura femminile la luna, non soltanto per associazione che femmina, luna e maschio è il sole, proprio perché noi donne siamo molto legate alla luna. Anche se pensate al ciclo lunare e al ciclo mestruale di una donna, durano entrambi la stessa quantità di tempo, quindi è per questo che le donne siamo legate alla luna. Mi piace anche festeggiare la luna perché la luna piena incide tantissimo sulla natura e sul raccolto, quindi anche chi sa, chi magari abita in campagna, chi coltiva, sa quando piantare le cose, sa quando raccogliere le cose proprio in base alla luna piena. Quindi anche qui la luna io la festeggio proprio perché incide anch'essa sulla natura. E come vi ho già detto, io adoro venerare la natura. Appunto, nelle divinità io credo che ci siano queste divinità, ma è un discorso un po' particolare. Credo che ci siano queste divinità e per ogni divinità ci sia il loro compito. E più queste divinità vengono venerate da più persone, più energia queste persone inviano, più riescono ad essere potenti. Mettiamola così, qualcuno penserà che sono molto fuori di testa, però la domanda è perché stai guardando questo video, visto che dal titolo si capiva di che cosa sto parlando. Quindi sto già prevenendo i commenti del vai a scuola con Hermione. Cos'altro vi posso dire? Allora sì, credo negli spiriti, nei fantasmi, perché semplicemente credo che dentro ognuno di noi ci sia un'energia e che questa energia, una volta morto il corpo, comunque rimanga nella terra. Perché appunto io credo che essendoci questa energia dentro di noi non può essere distrutta. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quindi un'energia che c'è dentro di noi non si può distruggere con la nostra morte. Quindi è secondo me è per questo che rimane sulla terra, e che questa energia a volte possa creare dei fenomeni come fantasmi, spiriti e cose del genere. Sì, ok, io credo in queste cose e non sono l'unica. Per quanto riguarda invece miti e leggende, li prendo come miti e leggende. Ho letto tantissime leggende e era un modo nell'antichità per dare, diciamo, una spiegazione a dei fenomeni che erano a quel tempo inspiegabili, o comunque di raccontare de delle storie per spiegare una cosa che non aveva modo di essere scoperta, così come la leggenda di come Odino ebbe le rune per scrivere che c'è stata creata una leggenda, che appunto vi farò, giuro, a breve il video sulle rune, devo soltanto finire di organizzarmi. Comunque, su questa leggenda viene presa come tale, non la prendo come verità assoluta, le prendo come metamorfosi, come metafore, scusate, le prendo come metafore appunto che da interpretare, non vanno mai prese come verità assoluta. E quindi niente, questo qui penso di avervi detto tutto quello in cui credo, perché comunque mi sembrava giusto puntualizzare un po', insomma, il mio credo, così la prossima volta che mi chiederete se Wicca vi manderò direttamente a questo video qua. E quindi niente, vi ho detto tutto, spero che di essere stata esauriente. Comunque se avete altre domande fatemele pure tutte quante qua sotto. E fatemi sapere un po' se avete il coraggio anche voi di spiegare per bene in cosa credete, che cosa fate, che cosa venerate, perché alla fine sì, mi definisco Wicca tanto per tagliare corto, però appunto non lo sono fino in fondo. Ah già, e non ho detto in cosa credo dopo la morte, credo in una specie di rincarnazione.
Secondo me le persone rimangono in una specie di giardino di limbo dove rimangono finché appunto non vengono completamente dimenticate e si rincarnano. Io credo anche molto nella cosa dell'anima gemella, perché appunto mi piaceva tantissimo quella leggenda in cui diceva che prima gli uomini avevano due teste, quattro braccia e quattro gambe, e che poi un giorno Zeus decise di separarli perché erano diventati praticamente troppo potenti essendo unite l'una all'altra, e adesso la gente vaga tutta la vita a cercare la sua altra metà. E questa leggenda mi piace molto per spiegare l'anima gemella, perché appunto io credo che poi ogni volta che viene rincarnata quell'anima, viene rincarnata anche l'anima gemella. E niente, ecco, questo qua è tutto, spero di avervi detto tutto. Spero che non mi prendiate per pazza e che soprattutto chiunque abbia guardato questo video rispetti appunto il mio punto di vista, come io sicuramente rispetterò il vostro se me ne volete parlare qua sotto. Quindi questo è tutto, vi mando un bacione e se volete ci vediamo nel prossimo video. Cosa non Ciao! faccio? E l'altra cosa è: vorreste che li strutturi in maniera più... Volete che imposti in maniera più tecnica, quindi che dia informazioni più approfondite, o preferite che rimanga sempre comunque in una cosa che possano seguire tutti, quindi in maniera più semplice? Fatemi sapere un po' come vorreste che siano fatti. A me alla fine non cambia niente tra queste cose qua. Faccio soltanto per farlo ritornare meglio a voi. Sinceramente io sarei...